Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi vi mostro come realizzare e riprodurre questo make-up, questa sorta di make-up mascherina per Halloween. Quest'anno non ho voluto fare cose troppo particolari come ad esempio ferite, bruciature, perché non voglio impressionare Amy, anche perché questo make-up vorrei riproporlo il pomeriggio del 31, appunto perché voglio portare Amy qua nei paraggi a fare dolcetto o scherzetto e lui naturalmente si vestirà da pipistrellino, e quindi ho pensato di fare questo make-up, non so, l'ho pensato nella mia testa e l'ho voluto proprio riprodurre così come l'avevo pensato. Tra l'altro, per facilitare la cosa, perché so che molte di voi non vogliono cimentarsi con effetti troppo speciali, ho voluto proprio disegnare tre sagome di pipistrello che potete trovare sul mio blog. Qua sotto nell'info box vi lascio il link diretto, potete stamparle, ritagliarle e utilizzarle appunto per ricreare questo effetto sul vostro viso. Io ho fatto tre misure così da poter giocare con più dimensioni, più pipistrelli, meno pipistrelli, insomma quello sta un pochettino a voi, però ecco, la trovavo un'idea carina, non so, ma spero piacerà tanto anche a voi. Tra l'altro è stato molto molto semplice da realizzare perché ho appoggiato la sagoma in carta al viso, ho tracciato la sagoma con una matita nera e poi sono andata a sfumare tutto l'ombretto, prima blu e poi viola, verso l'esterno, proprio per creare una sorta di ombra nel cielo, non so come spiegarmi, comunque un cielo stellato. Poi tocco finale un pochino glamour perché sono andata ad aggiungere tutti questi strass che appunto dovrebbero simboleggiare le stelle, e non so, mi piace molto, è semplice da realizzare, molto molto carino, diciamo così, non spaventoso, e niente, io spero tanto che vi piaccia. Come sempre fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e niente, vi mando un grossissimo bacio e vi lascio al tutorial. Come prima cosa preparo e ritaglio la forma desiderata, in questo caso un pipistrello, e la vado a posizionare sul mio volto. In questo caso ho scelto la guancia per mostrarvi meglio tutti i passaggi. Prendo una matita nera, preferibilmente morbida per occhi, e vado a tracciare tutto il contorno del pipistrello in questo modo. A questo punto prendo un pigmento blu, ma va benissimo anche un ombretto blu, e con un pennello vado a creare un alone attorno al pipistrello, prestando molta attenzione a non sporcare l'interno del pipistrello, quindi mantenendo su questo pezzettino di carta e portando l'ombretto dal centro dell'immagine verso l'esterno in questo modo. Continuo così su tutti i lati fino ad ottenere una cosa del genere, e successivamente prendo un pigmento viola, ma va benissimo anche un ombretto viola, e col solito procedimento vado ad intensificare questo alone, creando anche questo gioco di colore, questo color blu viola che si addice molto ad Halloween tra l'altro, e portando questo pigmento un pochino di più verso l'esterno. A questo punto prendo un pennello pulito e vado a sfumare maggiormente l'ombretto, e per intensificare la mia formina vado a ripassare tutto il contorno del pipistrello con un eyeliner. Questo è in gel, ma potete utilizzare anche un eyeliner in penna. Io sto utilizzando il pennellino, ed ecco qua. Con il solito procedimento vado a disegnare un altro pipistrello un pochino più grande sull'occhio, e con un ombretto opaco nero, questo è il nero della Naked 2, vado a intensificare maggiormente questo alone attorno al pipistrello. Prendo degli strass, questi sono degli strass da tatuaggio, ma vanno benissimo anche gli strass per nail art con un po' di colla per ciglia finte, e li vado ad applicare tutti attorno alla sagoma per ricreare un cielo stellato. Io spero che questo video vi sia piaciuto, un bacione e alla prossima!